Allora, ecco, questo altro step è davvero cruciale perché riguarda le false accuse. Qua si parla di adeguate sanzioni per chi fabbrica false accuse e per gli eventuali professionisti che fomentano gli animi e che agiscono scorrettamente nel corso delle separazioni, divorzi. Questo veramente è un punto che tocca moltissimi cittadini della nostra comunità. Quindi le chiediamo se può in questo caso dare una spiegazione precisa di quello che voi come associazione Papà Separati Liguria volete fare. Sì, noi siamo stati testimoni di diversi episodi di questo genere dove ci sono delle denunce, delle false accuse che portano a situazioni aberranti. A rovinare delle persone proprio su dei presupposti che poi non corrispondono a verità. Assolutamente, però ci vogliono degli anni per poter dimostrare. Nel frattempo i bimbi crescono e ci sono anche delle restrizioni. E poi si ammalano anche psicologicamente in moltissimi casi. Bisogna cominciare a far pagare coloro che fanno false accuse e anche e soprattutto quei professionisti che usano questa pratica per insomma, creare problemi e mettere sotto cattiva luce. Beh, certo, c'è da considerare che in Italia ci sono 350.000 avvocati e capisco benissimo che debbano sopravvivere come tutte le altre categorie, però bisognerebbe essere anche consapevoli del fatto che non si possono amplificare delle situazioni oppure mettere un cliente contro l'altro sapendo che poi in realtà non ci sono i presupposti per farlo, semplicemente per sbarcare il lunario. Questa veramente è una grande violenza e io ritengo che sia il caso. Parlando adesso dall'esterno, di intervenire in modo cogente. Sì, bisogna che in qualche modo qualcuno cominci a pagare, così se ci sono delle sanzioni probabilmente qualcuno ci pensa prima. Benissimo. Allora, l'ultima, si parla ovviamente di, insomma, sanzioni abbastanza forti. Per quanto riguarda i professionisti c'è un richiamo all'albo. E per quanto riguarda invece a coloro che si servono di false accuse, fare in modo che ci sia una sanzione, un modo per cercare di farci pensare prima di fare Certo, e le leggi. quindi smascherate le persone che comunque formulano false accuse e calunnie. Una volta smascherate, bisognerebbe anche che intervenisse la magistratura proprio d'ufficio, come comunque lo fanno per molti uomini, fra l'altro. Sì, le forme probabilmente ci sono già, bisognerebbe soltanto cercare di applicare queste sanzioni.